Scusi, lei per dirmi questo ha fatto un viaggio e voleva parlare con mio marito, avvocato. No, non per questo, ma per dirle che in questi due mesi... Ah, lei li ha visti? Sì, signor, ho visto il signor Guido, la signorina Marga, stanno benissimo, le assicuro. Ma allora non capisco, come da due mesi tornati in Italia, perché me li ha sempre tenuti all'estero. Lei viene qui a cercare di me, non... Avvocato, forse il senatore si è messo una mano sulla coscienza e vuole che io riveda i miei ragazzi. Ci mancava quella ragazzina per fargli perdere la testa. E io devo sopportare anche questa umiliazione. Cosa credi che voglia fare? E chi lo sa, l'obbligherà a rimanere qui. E si farà menare per il naso da quella donnaccia. Alla sua età. È su una brutta strada, povero zio. È capace di rovinarsi. Lo credo. Con l'amore che ha per la famiglia. Mica stupida quella là. Ecco perché si dà tante arie. Ma le farò abbassare io la testa. Magari salveresti lui e me.